Papa Francesco ha chiamato colleghi gli insegnanti cattolici che hanno affollato l'Aula Paolo VI in occasione dei 70 anni dell'UCIM, l'Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori. L'udienza infatti si è aperta con i ricordi personali del Papa, quando passava le sue giornate in aula tra gli studenti. Si comprende, dal sorriso di Francesco, che quello era davvero un lavoro che lo appassionava, un impegno serio, di responsabilità, di cura degli alunni, simile a quello che fanno i genitori e che può anche spaventare. Un lavoro che però oggi non è riconosciuto a dovere. Insegnare è un lavoro bellissimo. Peccato che gli insegnanti sono mal pagati. Perché non è soltanto il tempo che spendono lì per fare scuole, poi devono prepararsi, poi devono pensare a ognuno degli alunni come aiutarli ad andare avanti. È vero, è un'ingiustizia. Papa Francesco ha ripercorso i 70 anni dell'associazione, l'impegno profuso a far crescere l'Italia, soprattutto nel dopoguerra, offrendo entusiasmo e disponibilità che è la fede a donare. Agli insegnanti ha ricordato che la scuola è soprattutto relazione di accoglienza e benevolenza da riservare a tutti. Gesù direbbe: se amate solo quelli che studiano, che sono ben educati, che merito avete? E ce ne sono alcuni che fanno perdere la pazienza, ma a quelli dobbiamo amare di più. A voi chiedo di amare di più gli studenti difficili, quelli che non vogliono studiare, quelli che si trovano in condizioni di disagio, i disabili, gli stranieri, che oggi sono una grande sfida per la scuola. È nelle periferie della scuola, tra l'emarginazione, l'ignoranza e la malavita, che l'insegnante deve dare di più. Non deve limitarsi a trasmettere le nozioni, ma lavorare perché lo studente si senta accolto e amato. Per imparare i contenuti è sufficiente il computer, ma per capire come si ama, per capire quali sono i valori e quali abitudini sono quelle che creano armonia nella società, ci vuole un buon insegnante. L'invito del Papa e tanti maestri presenti è stato quello di guardare anche ai grandi educatori del passato, come San Giovanni Bosco. L'esortazione è stata di animare la scuola, statale o non, con la propria testimonianza credibile di vita. Non si può insegnare senza passione, ha detto. Bisogna invece tenere aperte le porte della scuola perché gli studenti abbiano speranza.